Salve a tutti telespettatori di Opinioni di Luzio, faccio un video dopo un po' di tempo, forse che non ne facevo più, perché voglio parlare del caso Pistorius e del fatto che ha ucciso, probabilmente, insomma, adesso è accusato di aver ucciso la sua compagna, la sua fidanzata. A me fa riflettere un pochettino più che il caso in sé, di cui non conosco bene neanche tutti i risvolti, non so, poi ci penserà la magistratura, e non conosco neanche bene la psicologia di Pistorius, qual è il suo passato, eccetera. A me fa riflettere proprio che altro quella che è la sensibilità, quella che mi sembra che sia la sensibilità dell'opinione pubblica nei confronti di Pistorius, ovvero tutti stupiti che questo paladino dei disabili o eroe della volontà umana, che riesce con la sua volontà a superare una disabilità fisica forte, riesce comunque a con la sua volontà, appunto, a colmare un gap fisico, e quindi veniva visto in maniera positiva, che è giusto, perché per carità gli va riconosciuta questa forza di coraggio, questa volontà, questa grinta che lo ha portato comunque a fare quello che ha fatto, magari con degli aiuti che gli sono stati anche dati da alcune situazioni, però comunque gli va riconosciuta la volontà di combattere nonostante la sua disabilità. Quello che però mi fa riflettere a me, appunto, è questa cosa, questa tendenza dell'opinione pubblica a associare il fatto che una persona abbia, partendo da situazioni di difficoltà e quindi avendo avuto la grinta, la volontà, anche l'intelligenza, se vogliamo, ma io credo che più che l'intelligenza in questo caso abbia potuto dire molto la volontà di fare, la volontà di combattere. Ma questo è un dato di fatto, ma questo non implica, come invece mi sembra che l'opinione pubblica pensi, che automaticamente una persona così sia anche una persona detta in maniera semplice buona, che sia una persona morale, che sia una persona caratterialmente sensibile, empatica, che si sa gestire emotivamente molto bene, eccetera. Questo può essere, ma può non essere, non necessariamente le due cose coincidono. Anzi, intanto io sarei portato a pensare che chi per farsi strada nella vita deve lottare pesantemente più degli altri, perché parte da condizioni disagiate che possono essere la disabilità fisica, la povertà, l'emarginazione o mille altre cose. Chi deve combattere contro queste cose per poter emergere al pari degli altri, forse anche di più degli altri, secondo me tendenzialmente si viene a creare un carattere abbastanza rigido, abbastanza anche un po' che non ha troppo tempo di vedere i sentimenti di altri. Questo è magari un mio pregiudizio, non dico che sia così, però mi viene in mente dei grandi personaggi dell'antichità o anche della modernità che appunto sono emersi dalle difficoltà, come può essere, non so, mi viene in mente l'imperatrice Teodora, per dirne una, ma potrei dire anche Stalin, che emerge dalla povertà, dalla miseria, e arriva alla massima carica di uno Stato e lo tiene fino alla morte, quindi sicuramente aveva delle capacità politiche grandi, ma sicuramente per arrivare dove è arrivato, da figlio che era di un ciabattino, secondo me ha dovuto lottare molto 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 per farsi accettare. Come chiunque conosce un po' la storia del Partito Comunista Sovietico iniziale sa che Stalin veniva visto un po' come il montanaro, anche un po' semplice se vogliamo, del Caucaso, eccetera. Cosa voglio dire con questo? Potrei sprecarmi in altri esempi, ma cosa voglio dire con questo? Appunto che la grinta stessa addirittura, che ti porta forse a emergere, ti porta poi a un po' ad avere di tuo, un po' a costruirti un carattere un po' più rigido, che ti permette appunto di reggere le botte della vita, perché quando uno deve emergere deve mandare giù, come si dice, tanti rospi, tanto disprezzo, e deve continuare a lottare. Quindi mi pare strano che appunto la società tenda a stupirsi di questo Pistorius, che prima era un eroe, adesso dice ma era un eroe, però come mai forse ha ucciso la compagna? A me sembra invece abbastanza semplice, per due motivi. Primo, perché non era assolutamente necessariamente il fatto che, siccome lui era una persona di grinta e di coraggio, doveva essere una persona buona, e anzi tenderei a pensare appunto un po' il contrario, nel senso che uno che comunque per arrivare dove è arrivato ha dovuto investire molto in energie, ma anche molto in se stesso, ha dovuto credere in se stesso, ha dovuto pensare a se stesso, volendosi bene, come giusto che sia, però ha dovuto fare questo e si è abituato a fare questo. Quindi io sono stupito un po' da questa stupore dell'opinione pubblica nei confronti di Pistorius. Se poi vogliamo fare in coda una riflessione, se appunto sia migliore la vita di chi deve emergere dal nulla, no? O da delle difficoltà, di una disabilità, di un'ignoranza,
di una stupidità particolare, di problematiche di vario tipo, di handicap, eccetera, o la vita di chi invece, perché è mediocre, o magari perché c'è anche qualche talento e quindi le cose gli riescono facili, no? E quindi riesce a arrivare dove deve arrivare più facilmente, di chi è la vita migliore? Grande dubbio. Chi è più felice? Chi deve lottare come un disperato per arrivare a raggiungere certe cose, o chi tutto sommato mediocremente ci arriva per, quasi per inerzia? Bella domanda, bella domanda, perché io penso che chi ci arriva un po' per inerzia alla fine, come dire, sicuramente soffrirà un po' di noia, di tedium vitae di fronte a delle cose che si sono raggiunte con facilità, perché il valore delle cose che si raggiungono non è mai dato dal valore delle cose in sé, se togliamo magari i beni primari tipo mangiare, dormire, eccetera, ma i beni della società, la maggioranza dei beni che ci dà la società e che prendiamo in società sono beni secondari, e quindi sono beni appunto sociali, come lo status, i beni materiali tipo la villa o altre cose che adesso non voglio elencare, che sono tutti beni non strettamente necessari, ma che possono rendere più sereni. Però il valore di questi beni non è intrinseco, ma è un valore che viene dato loro a seconda di quanto noi ne abbiamo avuto, sentito la carenza. Chi non ha mai avuto la villa in campagna, per questa persona la villa in campagna è il paradiso. Chi non ha mai avuto una compagna bellissima, modella, raggiungere una compagna che è una modella, come quella che era di Pistorius, è il paradiso secondo me. Mentre chi ha avuto sempre, tra virgolette, la papa pronta, comunque sempre si è trovato bene, tutto sommato, vissuto in una famiglia di benestanti, non ha mai dovuto lottare troppo neanche per studiare, o perché era intelligente di suo, o perché la benestanza della famiglia gli permetteva di avere buoni insegnanti che lo seguivano bene, quindi gli rendevano la vita facile, eccetera, o perché il pomeriggio non doveva andare a lavorare per pagarsi gli studi, ma poteva prendersela molto comodo. Ecco, tutte queste persone qui è difficile che si rendano conto che diano molto valore alla laurea, alla villa, alla compagna bella e alla, non so, a diventare professionisti in qualche professione, eccetera, ma anzi tenderanno a vedere queste cose come ordinarie, normali, banali, noiose. Ora non dico che questi siano infelici, dico solo che secondo me la mia impressione è questa: chi deve lottare tutta la vita, o comunque deve lottare molto della sua vita per raggiungere quelli che sono i suoi obiettivi, quando li raggiunge è ovviamente molto più felice, è molto felice, molto contento, ma credo che debba costruirsi un carattere cucito intorno a questo, e questo vuol dire diventare un po' rigido, forse capire anche forse di più, perché bisogna mangiare molta cicoria per capire cosa vuol dire mangiare cicoria, bisogna aver provato la fame per capire cosa vuol dire provare la fame, ma poi capisci meglio anche gli altri, forse capisci meglio anche gli uomini, e forse in questo senso posso capire quella che era la frase di Steve Jobs, che diceva stay foolish, stay hungry, nel senso di state folli, state affamati, nel senso mantenete sempre questo motore di bisogno dentro di voi, perché è quella prima cosa che vi farà lottare, combattere. Più che altro lui vi parlava della sua vita privata, che è stata fatta con difficoltà da giovane almeno, e c'è da dire una cosa, che questo è un consiglio che però lascia il tempo che trova, perché non si decide di essere affamati, lo si è o non lo si è a seconda di che situazione sociale ci si trova, e poi su quella cosa lì si costruisce la propria vita, ma non lo si decide, ci si trova a fare questa cosa, perché è molto difficile che chi sia affamato, basta che scocca le dita, non lo è, ed è molto difficile che chi sta bene di soldi rinunci al suo benessere per fare un esperimento, insomma è molto difficile, anche se sarebbe molto formativo secondo me, dicono molti coach, molti formatori, che bisognerebbe vivere per qualche tempo come barboni o come disadattati, insomma, per capire meglio la società, eccetera. Quindi, tornando al punto che volevo focalizzare, secondo me queste persone che hanno lottato tutta la vita per raggiungere gli obiettivi sono più felici quando li raggiungono, e sono anche per più tempo, sono felici anche dopo un po' che ce l'hanno, perché ricordano sempre, come Chaplin, come mille altri che, se voi andate a vedervi la vita, hanno lottato molto e quando l'hanno raggiunta erano felici, però al tempo stesso costruiscono un carattere più bene o male più rigido. Cioè a me viene in mente Chaplin stesso, o Stalin, o altri, adesso non so dirvi quante persone famose hanno lottato molto ma vengono dalla miseria, ma non avevano buoni caratteri, erano persone ruvide, rigide, brusche, e lì c'è poco da fare, e poi ormai si è formata una struttura mentale, eccetera. D'altro canto, quelli che invece ottengono tutto facilmente tenderanno a essere più mediocri anche emotivamente, meno aggressivi secondo me,
ma non è detto. Però io penso questo, meno aggressivo, meno rigidi, però più piatti, più annoiati, e secondo me capiranno anche un po' meno gli altri, perché come ripeto, e vale per tanti esempi, io faccio questo che è più brusco, ma vale per tante cose, vale anche per la fame emotiva, vale per la fame di qualunque cosa, ma io la tengo proprio sul concreto, dicendo che chi non ha mai provato la fame vera, i morsi della fame, non sa, non può sapere che veramente si sentono i morsi nello stomaco, perché non è la stessa cosa parlare della fame o vivere la fame con tutto quello che porta con sé, anche a livello emotivo, psicologico, eccetera, e ovviamente anche a livello fisico. Bene, io vi ringrazio per avermi ascoltato, e al prossimo video.